poesia, uno di letteratura fantascientifica, quindi questa è la nuova biblioteca Lucostrada. Quindi io vi ringrazio di essere presenti, ringrazio chi ha preparato questa cosa, Lorenzo Spurio e soprattutto Elio Angeletti, che fa parte di questa dinamicità della biblioteca, e quindi vi auguro, diciamo, un proseguimento della serata. Buon tutto. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Funziona? Sì, grazie. Grazie per essere venuti. Allora, funziona. Si sente benissimo. Allora, grazie per essere venuti. Come avete visto, il programma della serata è abbastanza lungo e complesso, quindi cercheremo di fare gli interventi mirati e significativi in modo di non allungare troppo appunto tutta la serata. Allora, il focus della serata, il tema principale è appunto la presentazione di questa antologia, l'antologia di Svegli, il pensiero e la coscienza, che ha come sottotitolo Tracciati lirici di impegno civile. È un prodotto editoriale stampato con Poetica Ante Edizioni, che ho curato personalmente insieme ad altri due scrittori e critici, che sono Mazia Carocci e Giulio Lombardi, sono entrambi fiorentini. E siamo stati molto contenti di fare questo lavoro perché hanno partecipato un gran numero di persone e la selezione appunto dei testi è stata difficile. Alla fine abbiamo prodotto questo testo che contiene circa più di 70 poeti che appartengono a tutte le regioni d'Italia. Tra questi appunto abbiamo vari esponenti della regione Marche, quindi stasera loro leggeranno direttamente le loro poesie. Il testo, questo è stato già presentato a Firenze nel mese scorso con altri partecipanti appunto nel volume che sono intervenuti. E la nostra iniziativa è stata quella appunto di voler dare spazio alla poesia civile, che spesso prende anche il nome di poesia sociale, ossia tutti quei componimenti lirici con i quali, diciamo, il poeta, lo scrivente si interessa, diciamo, di dinamiche collettive. Appunto la stessa parola civile deriva da civiltà, quindi sta a significare tutti quei canti anche di sdegno, di ribellione, di denuncia nei confronti di realtà difficili, casi di disagio e quant'altro. Quindi chi avrà modo di prendere in mano il libro, di leggerlo, vedrà che dal punto di vista tematico i temi sono molto vari, si va dall'immigrazione, alla povertà, alla solitudine e tanto altro ancora. E ce ne renderemo conto appunto leggendo le varie rubriche che sono presenti. Una piccola annotazione appunto sulla serata: procederemo dopo la lettura dei vari poeti che qui sono presenti con l'intervento del professor Armando Ginesi, critico d'arte, che farà una presentazione proprio sull'impegno civile, mostrandoci una scelta di quadri, di opere figurative, delle quali appunto ci parlerà. Poi Franco Patonico ci proietterà il video Gli Argini non sono sponde, che ha curato per l'associazione Nel Verso Giusto Senigallia Poesia, che è presente qui in sala attraverso la presidente Matilde Ravenali e numerosi appunto soci che leggeranno poi le loro poesie. Nella parte finale avremo anche l'intervento di Valterio Curzi, poeta, scrittore e anche filosofo, che farà un intervento invece legato alla poesia dialettale, quindi la poesia dialettale come impegno civile. Non ultimo, a contornare questa serata, come avete visto, ci sono una serie di opere a collage, diciamo, poi ce ne parlerà meglio qual è la tecnica che è stata utilizzata, dell'artista Liliana Battaglia, che quindi apre la mostra ufficialmente questa sera, poi le opere rimarranno ancora una settimana, credo, una settimana. Ecco, quindi io inizierei subito a chiamare i primi poeti per appunto dar lettura alle poesie che sono presenti nell'antologia. Allora, la prima poetessa che chiamiamo Rossana Guerra. Proviamo.
devo leggere tutti e due. Sì. Un volto, una voce. È gente che scappa, abbandona radici, arriva su vecchie carrette di mare, approda sulle nostre spiagge, cerca una vita migliore. Stanno gli uni agli altri attaccati, attoniti, muti, si lasciano contare, catalogare, hanno fame, hanno sete, sono uomini. Appare alla vista una massa che avanza, cresce la paura. Poco sappiamo di loro, né loro sanno di noi. Si consumano giorni fra estranei. La paura ci accomuna, ci divide, ci consuma. Si fanno leggi, regolamenti, inesorabile la massa avanza. Come acqua di un fiume in piena, tutto travolge. Ogni cuore ha un sogno, sono uomini. Hanno un volto, parlano, raccontano, dicono, sperano. Hanno la nostra stessa voce, sono uomini. Vibrano le voci nella lingua di ognuno. Narra la parola di usi e costumi. Apparenza. Folle omicida distrugge la famiglia. Non è scappato, ha atteso. Prima notizia alla TV, prima pagina nel giornale. Lui, il folle, è piombato nel silenzio. La gente parla, il vicino, il collega, l'amico, i parenti. Era un uomo tranquillo. Com'è successo? Perché? Parla la gente. Tutti sanno. Hanno visto l'apparenza. Lui, il folle, si è visto solo dentro il dramma. Il vicino, il collega, l'amico, il parente. Sì, li ha visti tutti. Tutti con occhi distratti, passo frettoloso, attori tutti recitanti di vuote parole. Buonasera a tutti. Io volevo chiamare Mauro Pierfederici, che è componente della Commissione Cultura del Comune di Senigallia. Se ci fa l'onore di dire due parole, l'onore è tutto mio, quello che porgervi un saluto da parte dell'amministrazione comunale, perché questo è uno dei luoghi che più frequento, lo sa bene chi mi conosce. Ho il piacere di dare il benvenuto a Senigallia al professor Armando Ginesi nel ricordo di una cosa che abbiamo fatto insieme a San Paolo di Riesi grazie ad Alvaro Ponte, che è un amico comune, alcuni anni fa. E ho il piacere veramente di essere qui perché molti di voi sanno quanto a me la poesia e l'arte in genere sia cara. Il sindaco ha voluto onorarmi con la delega all'identità territoriale e capisco cos'è identità territoriale quando vedo gente che si impegna per il bello a qualsiasi livello. La mia è una condizione fortunata perché vivo in mezzo a poesia, letteratura, arte e a persone che hanno e fanno della sensibilità la loro cifra di vita. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Lorenzo, grazie a Elvio e a questa biblioteca, grazie soprattutto al professor Armando Ginesi, che tiene alta la marchigianità in giro per l'Europa e non solo. Grazie, grazie Matteo. Andiamo avanti con un'altra poetessa, Carla Bondi. Viene da Porto San Giorgio,
che era presente anche alla precedente presentazione a Firenze, ci leggerà le sue poesie. Migrante. Il nero si tinge d'azzurro mentre gli occhi scavano buche e profondi solchi e fruscii di vento. L'azzurro si nasconde tra onde e spruzzi bianchi. L'aria mite, solo un inganno, assorbe urla, solde le onde e lamenti, mentre il cielo si tinge alto nel basso strato del mare. L'azzurro si tinge di nero. Dimore assolute. Dimore assolute offrono assolati spazi a paladini innocenti. Miraggio di un'osi toccano sconfinati gli orizzonti del pensiero. Tu rimani, mio piccolo, il sorriso riflesso, l'osi esplosa del mio ventre materno. Andiamo avanti con Elisabetta Preti. Riflessi a tutte le donne fissate. Ero felice in quel prato di fiori, illuminata da un tiepido sole. La primavera, sai, c'erano viole e con esse fiorivano gli amori. Amavo il mondo, le luci, i colori, ridere con gli amici e dire fole, scrivere un diario con tante parole, qualche segreto con sani valori. C'era la luna in quella notte mera, dietro la siepe, in quella brutta via, d'improvviso, l'eclissi quella sera azzerava la mia purezza fiera. Rinascerò, non solo in fantasia, sarò agnello, pure aquila e bufera. Ombre nella notte. Beh, questa poesia ha ricevuto quest'anno il premio speciale proprio da un'associazione di donne, probabilmente l'associazione Donne di Ortona. Ombre nella notte. Alle giovani donne migrate con inganno. In quella via discreta, come lampioni spenti, stanno giovani donne in mostra. Un misero compenso per un fugace incontro, la macchina riparte sempre a fanale spento. Ci sono dei mercanti che trattano la seta, altri merce di pelle umana. Come lampioni spenti, loro, giovani donne, sono ombre nella notte. Grazie. Adesso uno dei più giovani presenti nell'antologia, da Mantova, provincia di Fermo, Marco Squarcia. Sente? Sì, sì, sì. Immagine. Cadono bombe, scoppiano mine. La città è devastata. La gente d'altra parte è ignara. Scrive nei social, parla del meno, mai di più. E poi c'è quel muro fatto di specchi. Riflette tutto e non riflette niente. Sono solo voli leggiati dell'alto. È un secondo, basta un secondo. Gli specchi riflettono ciò che siamo. Indifferenti ma ribelli. Ci rivediamo sereni, tranquilli e capiamo tutto. Basta un'immagine, l'immagine. Grazie.
adesso Dario Angeletti, presente anche lui nell'antologia, ci legge le sue poesie presentate appunto per questo lavoro. Barre, linee perfette a serrare luce e libertà, barre incastonate su pietre cementate di solitudine, piene di confusioni, scritte su pareti scalcinate, preghiere e cuori disegnati spesso da innocenti in cerca di dignità. Vecchio, appoggiato al portone di una chiesa vuota, seduto sul muretto, sorretto da un bastone stanco, lacerante il pensiero che mi invade nel passare davanti al parco. Domande senza risposte nel vedervi abbronzati da sole e rugiada, perle di saggezza uscite dal mare senza ospite, hanno il sorriso per i bambini e le gambe doloranti, sono soli con la colpa di essere vecchi. Allora adesso leggerò una mia poesia. Noi curatori del volume abbiamo inserito alcune poesie nostre fuori sezione, perché appunto non provengono appunto dalla selezione che c'è stata, ma sono appunto poesie dei curatori. Ora qui, ora là, le promesse stantie servivano a poco, se non a farci capire che tutto è quello che è e niente è parte del tutto. Allora bandì le preghiere da quella terra di pianto e deposi i padroni, imbavagliai il terrore e distrussi i comandi mefitici. Volevo accadesse. Nella traversata il legno si inclinò come le coscienze putride di chi parla e tace, polpastrelli dalle impronte slavate dal mare, estinti per sempre, affioravano ora qui, ora là. E per chiudere questa prima parte, appunto, dei poeti presenti nell'antologia, chiamiamo Rosanna Di Iorio, presente appunto nel volume con tre poesie che verranno lette dal professor Francesco Mulè. Buonasera a tutti. Ringrazio la giuria, tutti quanti, di Lorenzo, e sono contenta, onorata di essere qui, di essere tra questi bravissimi poeti, che ho incontrato anche con gli amici, e vorrei dire due cose per l'antologia che ho guardato in tante reputazioni di Lorenzo e di altri, e per le cose belle e importanti che ci sono scritte, che hanno detto. Questa non si sente? Comunque è un'iniziativa molto importante questa raccolta di poesie in questo momento così difficile, quindi la poesia civile proprio che deve spronare più che altro, perché ci hanno accadendo cose veramente insomma, che fanno inorridire. Quindi con la poesia non è che si può tutto, però si può fare qualcosa. E niente, quindi ringrazio che chi mi ha dato questa opportunità e di fare quanto di arrivare a qualche posto. Con le parole che comunque a volte ci riescono. Tutto qua. Passo la parola al bravissimo professore che mi fa l'onore di leggere le poesie. Grazie, buonasera. Fiori di Bucarest. Si sente? Sì. Di Rosanna Iorio. Dicono che lassù bambini senza amore si nutrono di bacche catturate al sorriso della luce. Dicono che la sera nell'abbaglio del buio si fanno uomini dai passi svelti
in un nuovo Trento. Fugace e duro verso il nulla, l'ignoto. Come pipistrelli in cerchi di nebbia sbattono le ali in fetidi tombi, nel non senso di un crudele inganno, il cuore punto nelle piccole mani strette, accarezza una lacrima sospesa nel dolore di essere scordati. Poi dicono che come le formiche rubano spighe per i loro granai, loro non sanno cosa vuole dire aprire le braccia e fare l'aeroplano, ignorano stupori di aquiloni da annodare fremente fra le mani. Hanno speranze piccole e illusioni disamorate, senza paradisi, eppure ci vuol poco, molto poco, ad alzare lo sguardo fino al cielo. Ma noi, travolti da cupe apparenze, persi tra fiori elettrici accesi in lontananza, bruciamo i sentimenti ed ogni senso. Bisogna amare per essere vivi. Impazzite le rondini nel cielo, sempre più in alto, sempre più lontane. Chiamano raggi che non splenderanno più nel tuo viso soffice e nel dolce sorriso, seppellito dentro un bosco che si è fatto per te cornice estrema del tuo ultimo tragico silenzio. Può succedere a volte a chi si affida a un'ombra incerta che nasconde ambigui tormenti e che, seppure cara, può nell'intrigo dei giorni allontanarsi e incautamente uccidere chi l'ama. Non trovo le parole per cantarti, ora che sei partita, colma di anni, ripetendo un disegno tuo malgrado di violenza alla donna secolare e di piaghe ancestrali con le dita appese della fievole ora ad una mente disperata, superstite, illusione. Ora che hai fatto il triste salto fino al mondo delle anime per sempre, vorrei fermare la mia mano che si agita in un addio pieno di rabbia e ripete sdegnata e rattrappita una favola bella, cancellata nella frescura azzurra della tua ultima primavera contrariata. Ma la vita ripete inutilmente storie che non si imparano, perché ognuno vuole sempre misurare tutta la sua vicenda fino in fondo, conoscerla, capirla,
portarci dentro, scrivere in proprio le sue verità, dentro un libro che non finisce mai. Canto accorato per gli esclusi. Qui, seduta sull'argine del fiume tra le mani, ho raccolto la sua voce, fresca più della neve risplendente. C'è qualcosa da fare, ancora adesso. Nulla si può lasciare al caso. Amore. La Vergine dal manto cilestrino ci richiama ad un ordine celeste, mai morto, mai smarrito. Occorre dare amore per amore. Non è il lusso, né lo spreco, che occorre a chi non è segnato nell'elenco dei viventi, ancora vivo o quasi, anche se sempre molto meno che numero dimesso. È l'assenza di amore che lo priva di desiderio e forza, perché vivo è chi ama. Ti ha amato solamente. Non può essere scritto dentro i libri soltanto amore, ma è continua lotta di sacrificio e dedizione. È lotta senza vinti. E allora noi dobbiamo ogni mattino scendere tremanti sul sentiero di guerra e dare per placare la notte che ci impietra, provando come uccelli a volteggiare nella nostra particola di cielo. Un sogno colorare che dissecchi le lacrime dagli occhi dei bambini. Abbandonare questa ingrata strada che ci fa dare e ricercare ancora parole e poi parole. Allora, prima di lasciare la parola al professor Cinesi, un piccolo stacco musicale del maestro Carlo Palestri. Grazie. Il pastorale di Giacomo Rossini. Thank you.
breve nota su Armando Ginesi, anche se la presentazione è piuttosto inutile perché tutti lo conosciamo benissimo per la sua ampia attività saggistica e di critica soprattutto, critico d'arte e esperto nelle avanguardie storiche del Novecento europeo, professore emerito di storia dell'arte, già ordinario presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Conta più di 180 pubblicazioni scientifiche e numerose presenze appunto in cataloghi di opere d'arte. Iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1959, numerosi articoli sono apparsi su vari quotidiani della zona, come il Corriere Adriatico, il Resto del Carlino, ma anche il Piccolo, il Giornale di Sicilia, eccetera, eccetera. La biografia sarebbe troppo lunga, quindi io sintetizzo molto. Nel 2008 ha pubblicato il volume 50 anni attorno all'arte dalla alla Z, che ha riscosso molto successo e ha vinto, diciamo, nel corso degli anni un gran numero di premi e riconoscimenti, tra cui il più recente forse è il premio Marchigiano dell'anno, che gli è stato conferito in Campidoglio proprio quest'anno. Quindi io lascerei a lui la parola, che ci farà un intervento proprio sull'impegno civile in alcune opere artistiche che lui ha scelto, sulle quali intende appunto parlarci. Allora, io ho bisogno di questo perché, a differenza delle voci stentore che mi hanno preceduto, nel mio libro sentite è consumato. Prima dalle tante sigarette e poi dalle tante parole spese al vento. Allora, il titolo dell'incontro, il titolo generale è ecco, l'impegno civile nell'arte, tant'è che io l'ho scritto, no? Perché mi si è messo a fuoco bene che cosa intendevo con l'impegno artistico nell'arte, perché ho fatto questa domanda a Spurio, perché si è sempre detto, si dice ancora, si legge tuttora, questo l'ho stampato tre giorni fa, che l'impegno civile e arte non vadano sempre d'accordo, necessariamente d'accordo. Cioè l'impegno civile da una parte, l'arte invece con pura gratuità dall'altra. E in pratica quello che ho stampato tre giorni fa sono due righe di un articolo, un lungo articolo sulla Biennale di Venezia, che comincia così: troppa ideologia fa male, condiziona l'atto estetico dell'artista e la sua autonomia linguistica. Bene, io sono stato per molti anni sostanzialmente d'accordo con questa affermazione, oggi invece un po' meno, e dico che il problema sta in quell'aggettivo troppa ideologia fa male, mi trovo ancora d'accordo, ma che l'ideologia faccia male da sola, no. Io ho tenuto molti corsi ai studenti sull'arte delle civiltà mediterranee, le civiltà storiche, le civiltà arcaiche, quelle precedenti, la civiltà greca, la civiltà egizia, le civiltà mesopotamiche. E a proposito della civiltà egizia, non mancavo occasione per ricordare, qui c'è un mio ex studente, non so se lo ricorda, ricordare che dopo Amenofis IV, il faraone retico della XIX dinastia, che aveva liberalizzato l'espressione artistica, la poesia, la religione, il monoteismo antilittera, ci fu una restaurazione e quindi il modello imposto dalle autorità imperiali ritornò ad essere imposto, quindi l'ideologia, di nuovo il potere, se preferite, tornò a dire agli artisti come dovevano esprimersi, e da quel momento l'afflato poetico, l'autenticità si sarebbe affievolita. Bene, io fra i miei maestri annovero un grande, grandissimo docente di storia dell'arte, Giulio Carlo Argan, il cui nome credo sia conosciuto a tutti, che ho goduto anche della sua amicizia, specialmente negli ultimi anni della sua vita. Bene, non dimenticherò mai che Argan, per le tante definizioni di quel complesso fenomeno dalle diramate radici, così chiamava l'arte, fenomeno complesso dalle diramate radici, tra le tante definizioni ne dette una che fu questa: pensiero visivo. E qui magari guardo le mie concorsi perché
qualche settimana fa avevamo un premio successivo a quello citato, e c'era insieme al professor Renato Barelli, grande critico d'arte, e il professor Orsi gli ha posto una domanda per me molto interessante, la risposta non è stata proprio pienamente soddisfacente, e riguardava appunto il rapporto fra il pensiero, diciamo, in senso lato, la filosofia e l'arte. Ecco, io questa discrasia, questa separazione netta non la vedo. Tornando per un attimo alla civiltà egizia, dico che dopo la restaurazione, dopo il regno di Menofis IV, con la restaurazione della famiglia di Ramsedni, il clero di Teben ritorna al potere, a gestire il potere, ritorna il canone, ma ritorna anche l'autenticità dell'arte, non muore l'autenticità dell'arte. Perché? Perché troppa ideologia fa male, troppa ideologia frena l'autenticità dell'artista, autenticità, altra frase che mi ha insegnato il professor Argan, autenticità, fondamentale per l'espressione artistica, autenticità equivale a qualità, diceva lui nell'arte, c'è qualità se c'è autenticità. Ebbene, io che per ragioni varie, vedete, porto qui un distintivo appeso perché sono stato prestato da 10 anni dalla critica d'arte alla diplomazia, e nel dover studiare alcuni fenomeni, analizzare alcuni fenomeni del paese che rappresento, che è la Federazione Russa, ho dovuto guardare anche alle opere del passato, quelle opere che dopo che in Russia, dopo la rivoluzione d'ottobre, dopo il 17, dopo che andò al potere Zdanov, che impose, andò al potere della cultura, un ministro della cultura, che impose per ordine di Stalin 3 modelli fondamentali, il soldato, l'operaio, il contadino, tutto il mondo disse che praticamente la poesia era morta, l'arte era morta in Russia. Sì, in parte lo era, lì per lì lo è stata, perché l'ideologia era troppa, perché la funzionalità veniva imposta all'autenticità delle opere, ma quando col passare del tempo la passione autentica, il credo autentico in quei modelli espressivi divenne appunto credo autentico, ecco che anche quegli artisti, anche quei pittori, anche quegli scultori riuscirono a compiere, a mio giudizio, delle opere d'arte autentiche e quindi qualitativamente rilevanti. C'è il rapporto fra il pensiero e la filosofia, mi riallaccio alla domanda perché questo è fondamentale anche per le opere che brevemente scorreremo adesso, e l'arte, è certo che c'è, non solo perché l'ha detto Argan, l'ha chiamata pensiero visivo, ma perché chi di voi si ricorda qualche cosa dell'arte greca, non vado troppo lontano, dovrebbe appartenere al nostro DNA, l'arte greca classica. Pensi per esempio a Policleto, il famoso Policleto, quello del torifero, della statua che reggeva la lancia, colui il quale ha creato il canone, praticamente ha fissato le regole di come si dovesse fare la scultura. Ebbene, c'era filosofia dietro, c'era pensiero, lei ha voglia, c'era Platone, io direi che c'era forse anche Plotino, chiedo scusa se invado un campo che non è il mio, ma c'era Parmenide di sicuro, e Fidia, il grande Fidia, il grande scultore, uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, nel fresco del Partenone che è al British Museum di Londra, accidenti, se si riconosce che dietro quella figura, dietro quel panneggio c'è la filosofia di Eraclito, il Pantarei, il tutto scorre. Prassitali, l'ultimo tra la classicità e l'ellenismo, l'ultimo quindi dei classici in qualche modo. Con il suo fare per la prima volta la scultura tutto tondo, in maniera che la si vedesse contemporaneamente, la si potesse vedere da tanti punti di vista,
ognuno diverso dall'altro, creando un relativismo visivo che attribuisce alla filosofia dei sofisti. Ecco, quindi c'è sempre il pensiero. L'espressionismo, veniamo ai tempi non lontano da noi, in quella avanguardia in cui io sarei esperto. Espressionismo, ma anche l'espressionismo astratto del dopoguerra, nell'informalismo materico di un grande italiano come Alberto Burri e di un grande marchigiano, visto che siamo nelle Marche, di Fabriano come Edgardo Mannucci, scultore. Dietro costoro c'è una filosofia che si chiama esistenzialismo. E dietro il surrealismo non c'è il pensiero di Freud, non c'è la psicanalisi. Allora, chi ha letto qualche cosa delle troppe cose che io ho scritto, forse sa che io ho una concezione dell'arte come concezione metafisica. E io riscontro la definizione più bella, più pertinente, più esatta dell'arte, l'ha data per me, guarda caso, un poeta. Non l'ha data un filosofo, non l'ha data uno studioso di estetica, non l'ha data un critico d'arte dell'epoca, l'ha data un filosofo nel 1800, quel grande autore del Fleur du Mal, quel Charles Baudelaire, che ha definito l'arte in questo modo: la modernité c'est la moitié de l'art, l'autre moitié c'est l'éternel et l'immuable. Cioè la modernità, se preferite, io preferisco tradurre la storicità dell'arte, è la metà dell'arte, l'altra metà è l'eterno e l'immutabile. Questo principio è stato ripreso, sviluppato da un altro filosofo contemporaneo morto da pochi anni, francese, della filosofia ermeneutica, Paul Ricoeur, filosofo del linguaggio, il quale ha trovato nell'arte due dimensioni conviventi, una ostensiva, storica, del proprio dell'ic tenunc in cui l'artista l'ha realizzata, l'altra referenziale, ossia che rimanda ad altro da sé, rimanda a un assoluto, quindi storia e metastoria insieme, intimamente connesse, come in sostanza potrebbe essere il rapporto anima-corpo. Fatta questa premessa di carattere, definiamolo dottrinario in qualche modo, rapidissimamente ho scelto una quindicina di opere, diciamo che ritorniamo indietro per rispettare l'ordine cronologico. Allora, questa è Cuttuso. Io per esempio non saprei fare. Francisco Goya, Fusilamento del 3 di maggio del 1808, quando le truppe, i ribelli, chiamiamoli così, spagnoli reagirono all'invasione dei francesi, furono fucilati. Ecco, voi capite che qui c'è impegno civile. Questa è un'opera, il fatto è accaduto nel 1808, l'opera è del 14. Quindi l'artista l'ha fatta un po' sulla memoria, idealizzando un po', se volete, pulendo dalla accidentalità della cronaca, e nonostante ci sia un impegno civile, ideologico e politico, io credo che nessuno possa mettere in discussione l'altissima qualità artistica e poetica di quest'opera. Per esempio quella figura centrale del fucilato che risplende di luce. Perché? Perché nel sacrificio per la propria patria, per i propri ideali, per i propri valori, che fa scaturire, questo sacrificio che fa scaturire la luce, che è la luce della speranza, la luce del futuro e la luce del domani. Questo con una sintesi straordinaria, poi sul piano tecnico, ma per lo risparmio, si potrebbe collegare quella luce con la luce della lanterna, ma queste sono
lettura di carattere iconologico, lasciamolo perdere. Ecco, tutto questo l'artista ha realizzato attraverso una sintesi meravigliosa, straordinaria, eccezionale, di altissima qualità, che rende l'arte, che rende l'opera un'opera d'arte. Eppure quest'opera è densa di impegno ideologico, politico e di pensiero anche. Constantin Meunier, ecco, le Hitler, il minatore. Qui siamo nell'Ottocento, l'Ottocento sapete che nel campo delle arti visive è diviso in due grandi correnti, poi ce ne sono altre, lo spiritualismo, quelle spiritualiste da una parte, simboliste, e quelle realistiche dall'altra. Qui siamo più sul versante realistico. Ecco, affrontare la condizione, questo è il secolo in cui nasce il socialismo, nascono le prime lotte di classe, la prima attenzione verso le classi subalterne. Ecco, affrontare la condizione triste, penosa, ma eroica al tempo stesso, di un lavoratore condannato a passare ore e ore e ore in modo innaturale sotto la terra. Voi pensate che bene quello che è. Noi siamo nati per stare sopra la terra, non sotto la terra come le formiche. Ecco, quest'opera di Vincent Van Gogh, Il mangiatore di patate, questa è un'opera del 1885, quindi del periodo del cosiddetto Borinage, cioè il periodo in cui Van Gogh, uomo inquieto, uomo dalla vita straordinariamente inquieta, faceva il predicatore in una chiesa protestante, perché prima, oltre che fare il pittore, per mangiare faceva anche questo, era figlio di un pastore protestante. In quel periodo era nel Borinage. Il Borinage è una parte del Belgio, come sapete che il Belgio è un picco di miniere, ne sanno qualcosa i nostri italiani di due generazioni e mezzo fa, che andavano in Belgio a fare quella vita di quello che abbiamo visto prima, a cavare il carbone, che erano miniere di carbone. Ecco, questi invece sono dei contadini, che cosa fanno? Mangiano. E cosa mangiano? Le patate. Cosa possono mangiare i contadini del 1885 nel Borinage? I contadini che hanno le mani, qui naturalmente la visione dell'opera è piccola, ma se voi vedete l'originale o la vedete ingrandita, voi vedete dei dettagli, per esempio delle mani di questi autori, che sono mani sporche, ma non sporche perché non se le sono lavate, sporche perché non si lavano più, perché più le lavi e più restano come sono, perché se sono sporche del lavoro, sono sporche del lavoro della terra, sono sporche di terra. E con queste mani, che sono le mani che danno da vivere, danno da campare e si mangiano. E sono anche nell'originale visibili i calli delle mani con cui prendono queste patate, che erano l'unico sostentamento, l'unico pane, l'unico alimento di cui potevano disporre. Bene, non c'è in questa opera partecipazione civile, non c'è impegno, non c'è ideologia, eppure l'opera io la considero molto più importante di quel Van Gogh che alle aste pubbliche va a cifre supersoniche, che è il Van Gogh del dopo viaggio a Parigi, quando scopre un altro mondo, un'altra tavolozza, perché scopre la luce, scopre il dinamismo della Parigi, della grande città europea, di Tabarén, eccetera, e questo cambia completamente il suo modo di far pittura e anche di colorare. Le filatrici di lino, altro tema, queste donne da noi erano le filandaie, queste donne dal mattino, dalle prime ore del mattino fino alle tarde ore della sera, appena mezz'ora sì e no di interruzione, di sosta per mangiare, aiutandosi solo con il canto, come facevano in America le negre che raccoglievano il cotone, aiutandosi con il canto, che era anche un aiuto fisico, lavoravano eternamente. Ma qui non è solo la descrizione di una condizione,
è chiara la partecipazione dell'artista, è chiaro che c'è anche un piccolo, anche se non espresso in modo plateale, atteggiamento di denuncia di questa condizione. Quindi questo è impegno ideologico, eppure l'opera è opera di qualità. Vincenzo Vela, Le vittime del lavoro, questo è un alto rilievo, ecco, anche questo, il tema è sempre quello, è il tema del lavoro, questo è un tema che verrà trattato nell'Ottocento tantissimo, dalle correnti soprattutto realistiche, che sono le correnti di Courbet, di Colot, eccetera, di quella linea che è vicina alle cose terrene, mentre invece di contro ci sarà un'altra linea che è quella che rincorre lo spirito, i movimenti dello spirito, le correnti appunto spiritualiste. Poi vediamo Jean-Sensor, questa è chiaro che questa è ironica, Sensor è stato un grande fautore dei disegnatori caricaturista, qui c'è un impegno alimentazione dottrinaria più chiara di così, non si può, ecco che vi prego di notare una cosa, che quando l'arte è arte, l'arte sublima la cosa volgare, sì. Quando invece non è arte la volgarità resta volgarità. Sì. Sì. Questo è Cézanne, i giocatori di carta, che siano ex lavoratori usciti dal lavoro, che siano pensionati, sono persone anziane che vanno a costeria, il cui unico passatempo è quello di giocare a carte, anche in questo c'è una partecipazione, una spezione certamente non straordinaria di vita, eppure questa è una delle opere più importanti che Cézanne abbia mai dipinto. Quindi ancora una volta dimostriamo come la partecipazione e l'impegno non sia contrario alla qualità dell'arte. Ancora Van Gogh, che non è che ricopia, ma prende dall'esempio di Millet, che aveva fatto un'altra opera prima di lui, un'opera famosa, L'inseminatore, riprende da lui quest'opera, la trasforma anche secondo la sua economia, e ci ridà sempre la condizione che non è una condizione felice, non è una condizione brillante, la condizione del lavoratore che sta seminando fino a che il tramonto non gli imporrà poi di tornarsene a casa magari a mangiare quelle patate di cui abbiamo visto nell'altra opera. Vediamo il prossimo, sempre L'ingresso di Cristo a Bruxelles, questa è un'opera famosissima. Purtroppo l'immagine è piccola, quindi non si riesce a leggere, ma io vi prego ve la racconto brevissimamente. Ansor immagina che Cristo entri a Bruxelles anziché a Gerusalemme, torni per entrare a Bruxelles. Ebbene, è lui con qualcuno dei suoi adepti, nessuno lo guarda. Nessuno, per dire un'espressione che non posso dire perché è volgare, nessuno gli presta attenzione, sentite come sembra anticipare certe cose che accadono in questi giorni. L'artista, ricordate che anche padre, io dico che l'artista è testimone, interprete e profeta. È testimone perché è testimone del suo tempo e ce lo racconta. È interprete perché non ce lo racconta mai così com'è, ma attraverso la sua interpretazione creativa. E infine è profeta perché dice sempre le cose al posto di e prima di. Henri Toulouse-Lautrec, lo sapete tutti che ambientini frequentava, lui lasciò la casa e la mamma, che tra l'altro era ossessiva, era di una famiglia una piccola nobiltà, non stavano benissimo, ma non dovevano lavorare per vivere, e frequenta proprio le case di tolleranza dove si mette di casa, abita lì, quindi a tutti i viaggi possibili e immaginabili vive con loro, ma senza mai dimenticare la condizione comunque infelice di queste donne, che pure in certi momenti facevano poi la sua felicità.
e quindi vedete che anche questa è un'opera di forte impegno, chiamiamolo civile, eppure nulla di questo impegno toglie all'autenticità e alla qualità e al colore artistico dell'opera. Poi ritorniamo alla satira cambiante, dura, cattiva in certi casi, di Otto Dix, 1921. Otto Dix è un tedesco, la prima guerra mondiale è finita, la Germania è uscita con le ossa rotte, ma già sta preparando le premesse di riarmarsi, di rimettere in piedi l'industria bellica per ripartire con un'altra avventura che sappiamo poi tutti così come è finita, anche perché noi ci troviamo sempre poi in mezzo, no? Coinvolti. Otto Dix è ferocissimo contro la borghesia, è feroce contro i ricchi, e questa sua ferocia la esprime attraverso un disegno satirico, un disegno che però è di una satira appunto cattiva, ripeto, che ferisce, è come una punta combinata di un coltello, di un pugnale, di una lama che entra dentro le carni, perché vuole smuovere coloro che guardano l'opera, non vuole che considerino l'opera consolatoria, vuole che dinanzi all'opera si indignino e come lui fa col pennello e con la matita, anche si combattano realmente contro quello che lui chiama il comune nemico. Ecco il trittico della metropoli, dove mette la terrolina scimmiotta, questa classe borghese, alto borghese e aristocratica, che perde il suo tempo tra feste, festini, travestimenti e cose varie, mentre fuori di quella sala il popolo, c'è chi non mangia, chi vende i fiammiferi come quello per tirare su qualche cosa per poter sfamare se stesso, se ci riesce, anche la famiglia, e quindi è uno dei più feroci critici dell'inizio del XX secolo. Ma ciò non toglie che questa sua piena partecipazione ideologico-politica ciò non toglie che le sue opere siano straordinariamente importanti, straordinariamente valide. E un altro che è sulla stessa lunghezza d'onda, sempre in Germania, è Gross, che in qualche modo diventerà una sorta di modello poi per i surrealisti, per alcuni dei surrealisti, anche lui, vedete che cosa rappresenta: il ricco borghese, il padrone, il giudice, il militare, cioè coloro che sono i detentori del potere, che contro cui lui ovviamente per ragioni ideologiche si pone, spingendo anche lui, cercando di spingere anche lui la gente perché reagisca a questo strapotere, per gente ancora una volta l'impegno civile non solo non abbassa la qualità dell'altro, anzi addirittura la esalta. Infine chiudiamo con un autore contemporaneo, Renato Guttuso. Tutti sapete la sua vicenda politica, un buon esponente, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, quindi fortemente politicizzato, e ci racconta due cose. Prima la crocifissione, perché la crocifissione è importante, perché nel 41 ancora c'è il fascismo, la guerra non è ancora né finita né persa, quasi persa, ma non è ancora finita, e nonostante questa condizione Pittore continua a lavorare, e non potendosi esprimere però liberamente come vorrebbe, perché altrimenti rischia anche lui di essere fucilato, allora fa una crocifissione che non è religiosa, è laica, è fortemente laica, dove i soldati romani, ecco, stiamo per arrivare, dove i soldati sono praticamente dei tedeschi, dove la Madonna è la mamma del partigiano messo in croce, ucciso. Quindi, ripeto, è un'opera fortemente laica, eppure fu esposta ai littoriali perché dei giovani universitari fascisti, perché talmente diffusa era l'ignoranza che non seppero cogliere
dietro questa immagine la critica e il valore reale, il messaggio che c'era, ma il messaggio era forte, chi capiva, chi doveva capire lo capì, e l'opera è di una qualità estrema. Finisce la guerra, arriviamo al tempo, l'8, 74, e qua. Cosa ci racconta Costuso? Sempre calato nella realtà del suo tempo, nella realtà della sua città, nella realtà popolare, ci racconta il fenomeno più popolare che ci possa essere a Palermo, che è la Uggeria, che è un, lei lo sa meglio di me, è un mercato importantissimo. Qui non c'è stato mai, vi consiglio di andarci perché è straordinario, dove veramente si legge, si respira, si sente, no? Si legge, si ascolta, anche se non parlano, urlano addirittura, ma anche se tacessero si ascolterebbe l'anima di questo, del popolo siciliano, del popolo palermitano nella fattispecie. Ecco, tutto questo l'artista, ripeto, che fa una lettura in chiave politica, ideologica, ci dà un'opera di straordinaria qualità, di straordinario valore. Allora, per concludere, non credo di averla fatta lunga, ho messo l'orologio apposta, il titolo, l'impegno civile nell'arte, che lì per lì mi fece un attimo, mi fece interrogare, ecco, invece dico che è un titolo azzeccatissimo, perché si può avere impegno civile, d'altra parte, poi siete tutti poeti, Carducci. Cosa sarebbe stato Carducci senza l'impegno civile? Grazie. Ringraziamo il professor Ginesi, e sempre per mantenere il discorso sull'arte vorrei invitare Liliana Battaglia. Liliana è nata a Roma, ma vive a Senigallia da vari anni, anche lei è poetessa, ha pubblicato la Silloge come sabbia, ma oggi è presente qui come diciamo, artista, come vedete appunto attorno a voi, delle tavole che ha realizzato, delle quali appunto ci parlerà dicendoci magari come le ha fatte e soprattutto anche il legame che ha questo lavoro con la poesia, perché sappiamo che l'hai abbinato con delle citazioni. Quindi... Sì. Buonasera, grazie per aver visto prima, entrando i quadri che ho esposto e di cui sono molto fiera. Sono tutti realizzati con la tecnica del mosaico sui generis, perché non avendo uno studio e essendo un amante del mosaico mi sono dovuta adattare ai materiali che posso usare nel mio piccolo salottino e tavolinetto. Per cui ho usato micro tessere di tratte da riviste, proprio di grandezza di qualche millimetro, materiali vari che ho trovato girando vari mercatini, mercerie, vetri, rame. Ultimamente ho inserito delle tessere di rame battute a mulino che creo io. Quello che trovo che mi piace, perché soprattutto mi piace il tattile, cioè il poter toccare, anche perché, come dico, non avendo uno studio non posso usare né l'olio né altri tipi, poi si rovinerebbe, insomma, non avrei neanche il tempo di dire, esatto. Per cui uso queste cose qui che mi danno un grande piacere, veramente. E attualmente le ho abbinate, ho ripreso in mano un libro di Baudelaire che, con mia grande sorpresa e piacere, ha citato prima il professor Ginesi, L'Eterno Mal, e ho tratto da questo libro, che l'ho rivisto come moderno, come attuale, seppur con un linguaggio forse non proprio dei nostri tempi, in ognuno ho rivisto molti dei quadri, per cui l'ho proprio voluto abbinare, anzi la trilogia, che sono proprio le tre primarie, 1, 2, 3, sono stati fatti proprio per delle frasi particolari del libro, mentre gli altri che erano stati fatti precedentemente, gli altri quadri, però li ho scoperti come comunque legati alle parole che ho trovate scritte. Infatti
In ognuno c'è abbinato un caseggio, sono abbinati dei versi e non sono messi a caso, sono proprio dei versi di lettura dei termini. Sì. E molti si rifanno anche a delle simbologie mistiche, diciamo, c'è Ishtar, l'antica simbologia babilonese della Dea Madre, ma anche altri, perché essendo amante della storia e di quello che è il misticismo laico sempre, non legato comunque a nessun tipo di religione, mi piace abbinare le due cose, mi piace abbinare quello che sento con quello che posso esprimere attraverso le parole nel tempo che hanno fatto altri. E a proposito di parole, ho usato anche molti micotessere, sono anche tratti da parole tagliate, frammentate, che vanno a creare un'immagine che poi si ritrasforma in parola in quello che uno ci vuole vedere, in quello che uno poi esprime nel proprio vedere. Grazie. Adesso passiamo alla proiezione del video Viaggi non sono sponde, che è stato fatto da Franco Patonico per l'associazione Nel verso giusto, Senigallia Poesia. Se Franco, prima di proiettarlo, magari ci dice due parole su come è nato questo video. Il video è molto semplice perché parte dal nostro fiume che ha fatto un po' il mattacchione. Un bel giorno, 3 maggio dell'anno scorso, ha fatto quello che ha fatto e da lì poi la nostra presidente, no, ha scritto una poesia che ha il titolo appunto Gli argini non sono sponde, poi è nato il libro e da qui soprattutto qualcosa per fare questo video che vi farò vedere. Poi nello scorrere del video ci sono i versi di chi ha partecipato, dei poeti che hanno inserito le loro poesie nel libro e in ultimo quelli che hanno collaborato pur non partecipando. Tutto qui. Allora andiamo. Devo spegnere il microfono perché ho solo una via. Basta, claro, Franco. Sì, sì. Va bene, va bene. Quanto tempo messo a disposizione? Thank you.
Thank you.
lasciamo la parola invece a Valtero Buzzi, che farà l'intervento sull'impegno civile nella poesia dialettale. Valtero, come abbiamo detto, poeta, scrittore e filosofo, ha dedicato l'universo di emozioni, le poesie e poi per la narrativa sotto il cielo e tutto il mondo di Bayern oggi. Quindi lasciamo la parola a lui, che ci dirà qualcosa appunto sul mondo del vernacolo, come si lega appunto all'impegno sociale. Allora, il tema che io avevo trasmesso, pronto? Il tema che poi ho indicato io era la poesia dialettale come impegno civile, e messa così la filosofia si chiama Sion, cioè un'affermazione vera che poi le sue premesse tutte da dimostrare. Se avessi messo il punto interrogativo, la poesia dialettale come impegno civile, era tutto da dimostrare. E il problema è questo, che la poesia dialettale per sua natura è impegno civile, perché la poesia dialettale è quell'esprimere dell'animo umano attraverso il dialetto o vernacolo, secondo come lo vogliamo chiamare. Ma la poesia dialettale ha un ambito di comprensione che si definisce massimo attraverso una regione, poi già anche all'interno della regione ci sono varie sfumature del linguaggio. Quindi è comprensibile in una platea di persone abbastanza limitato, se noi pensiamo alla lingua nazionale. E l'impegno civile, per contro, può essere un impegno civile per i grandi temi dell'esistenza, ma collegandosi alla poesia dialettale deve essere un impegno civile per le circostanze e per la società in cui si vive. Per cui la risposta potrebbe essere che la poesia dialettale necessariamente è impegno civile, anche se, ripeto, con la poesia dialettale si può trattare e scrivere tutti gli argomenti, ma per il discorso che dicevo prima, essendo un campo limitato, perché io qui potrei parlare in dialetto senegalese ed essere capito, se vado in un'altra città fuori regione non sarei capito, per cui non ha senso parlare in dialetto quando il pubblico o chi mi ascolta non riesce a capire. Tradurlo è una procedura tecnica, ma a questo punto tanto vale scrivere in italiano. E c'è poi un'altra caratteristica, e ringrazio poi il professore Ginesi che mi ha, con la sua bellissima scusa su filosofia, mi ha evitato di sconfinare. Però hai detto tu una parola, autentico, che unito all'altro concetto, inautentico, cioè autentico e inautentico, è il punto fondamentale del pensiero filosofico del Novecento, è stato. Ora, la poesia dialettale è necessariamente autentica, perché essendo la poesia dialettale l'espressione del tradurre il parlato in scritto, e il parlato è di per sé autentico, perché non si nasconde attraverso metafore, simboli o immagini che sono puramente trascritte, ma la poesia dialettale, come il parlato dialettale, è necessariamente uno esprimere di ciò che si sente, per cui c'è il passaggio diretto tra il sentire dell'emozione alla parola. E il dialetto, io parlo per lo senegalese, è fondamentalmente la trasposizione nel linguaggio del più parlato, e in questo trasferimento appunto le emozioni, il significato di senso dell'esprimere rimane inalterato, non è filtrato attraverso il linguaggio. Io scrivo che il linguaggio, la parola, non riescono mai a trasferire l'emozione nella sua autenticità.
Invece nella poesia dialettale e nel dialetto c'è proprio una caratteristica di fondo, quella del portare e esprimere il sentimento. Io scrivo in poesia, ho partecipato a un concorso di Singanda, i primi anni traducevo dall'italiano al dialetto e avevano un significato diverso. Poi, probabilmente è stata una cosa come scoprire l'acqua calda, ho scritto in dialetto direttamente e il risultato è stato totalmente diverso, cioè l'autenticità della poesia dialettale immessa da subito nel linguaggio ha un altro valore, perché il parlato, oltre a trasmettere ciò che dice, il dire, che è l'indicare, vi trasferisce l'emozionalità di questo se sentire. Ora, l'impegno civile è l'impegno della situazione, della realtà, della società in cui uno vive, per cui c'è un'identità tra la realtà che si racconta, che si descrive con il proprio stato d'animo. Cioè nella poesia dialettale non c'è mai un raccontare, c'è un definire di persona. Poi riprendo sempre le parole del professore, nella poesia come l'arte e nella psicanalisi, e qui riporto Jung, le personalità si dividono in introversi ed estroversi. Nella poesia dialettale chiaramente l'io poetante è sempre in prima persona e si racconta della situazione in cui esso stesso si trova. Questo avviene anche nella poesia italiana, nella poesia in lingua. Però nel dialetto c'è una partecipazione profonda che va al di là del linguaggio stesso. Ora, all'inizio ho citato la frase la poesia dialettale come impegno e poi ho detto che sarebbe stato meglio se ci fosse stato, ma la frase era mia, quindi allora era mio, di mettere come domanda. E qui mi chiedo e ci dobbiamo chiedere il valore della poesia dialettale, cioè come mai di fronte a questa evidenza di espressività massima della poesia dialettale nel impegno civile manca alla poesia dialettale questo uso e questa necessità di usarla. Forse, e qui non mi è chiaro il discorso, forse perché è più facile scrivere in italiano che in dialetto. La poesia dialettale, ripeto, è la trasposizione del parlato nel linguaggio, deve essere più semplice. Però c'è questa handicap di fondo che il dialetto è circoscritto, per cui se un poeta si vuole esprimere, è chiaro che non si esprime in una platea limitata e stretta, si esprime in una dimensione grande. Però nell'impegno civile, che per me l'impegno civile è azione, cioè non ci può essere impegno civile nel raccontare, potremmo anche parlare dell'impegno civile come i grandi temi dell'esistenza, ma l'impegno civile nella società in cui si vive, tra le persone con cui si vive, le situazioni in cui si vive, sono quelle che poi, come abbiamo visto prima, del filmato dell'alluvione. Cioè parlare dell'alluvione Senigallia con poesia dialettale assume un valore diverso che parlarne in lingua italiana. Chiaro che è sempre un trasmettere, un dire, ma nel dialetto c'è il vissuto del poeta e il vissuto delle persone che gli sono accanto e che riesce a trasmetterlo in un modo immediato, efficace, cioè. E questa dovrebbe essere un valore per il dialetto
di avere un risalto maggiore rispetto a quello che ha. Oggi si scrive pochissimo in dialetto, ci sono vari concorsi, però si parla molto di dare valore per la storia, per le tradizioni, e il dialetto è ciò che meglio potrebbe. E sembra un'ovvietà, eppure è un paradosso, cioè la cosa che è più semplice da usare per esprimersi è la cosa che meno viene usata. Si spera che si possa utilizzare di più, anche se c'è un altro fatto, cioè noi oggi usiamo il dialetto che in realtà non è il dialetto originario, il nostro dialetto, quello che noi parliamo, quello che utilizziamo anche nella poesia, è il parlato, e oggi c'è anche nella lingua, anche la lingua italiana, c'è questa contaminazione della lingua, lo scritto con il parlato, e il dialetto è la cosa più evidente. Io ricordo un bellissimo libro del professor Albani sul vocabolario del dialetto senegalese, e che è veramente una lingua a sé, con dei termini, delle parole specifiche. Oggi siamo in un dialetto che si va esaurendo, come se si esaurisce anche il dialetto che abbiamo parlato. Oggi il dialetto si usa per conversare con tra persone, non è più un'attività culturale come dovrebbe essere. E questa è una delle ragioni per cui, ripeto, il dialetto è una forma per esprimere meglio l'impegno civile, in realtà è una forma che si fa. Purtroppo è una cosa che difficilmente riusciremo a fermarla. Possiamo fermarla creando magari delle manifestazioni per rivitalizzare il dialetto, ma credo che sia molto dura poterlo fare. Chiudo. Vediamo così. Pasolini, sì. Pasolini ha visto nel dialetto un'interpretazione della società, in quella visualizzazione della società italiana degli anni 60, in cui in quel caso il dialetto era veramente una risorsa, anche perché c'era la rappresentazione, cioè era una società che a grandi passi si andava. Oggi il dialetto, questo spirito va recuperato da altra parte. Attenzione, il caso da Villeri, il successo straordinario che ha quel scrivere, che dovrebbe essere incomprensibile a più, eppure ha un successo nazionale editoriale incredibile. Sellerio ha risolto tutti i suoi problemi di editore, e sta a dimostrare quello che hai detto, il contrario di quello che hai detto al tempo stesso. Ma da in filosofia si dice: affermo per negare e nego per affermare. Ma c'è un particolare poi sul dialetto. Mi è capitato a me molte volte di parlare tranquillamente con una persona, anche al telefono, parlo in italiano, tranquillo. Quando mi accaloro, l'altra persona mi dice: cosa sei arrabbiato? Perché? Perché stai usando termini e concetti e dialettali. Dopo quando si incazza, allora andiamo proprio. Va bene. Vi ringrazio e chiudo per il bisogna insegnare celtico, l'origine celtica, gallica, la stiamo perdendo pochissimo. Volevo far notare una cosa: se io vado a Cesano parlo il senegalese, mi capiscono tutti. Vado a Marotta, mi capiscono. Se vado a Fano,
Però scusa, posso dire una cosa? Posso dire una cosa, senza offesa. Tu, promozione, quando parla del femminista, parla dell'alluvione, poi un'emozione che non la provo quando scrive in italiano. Certo, me fai cosa tua. E cosa la cosa che provo io per la montagna quando butto la lava, un pensante dice che se la dovete vedere. Quello è il concetto autentico. L'anima con la poesia, cioè. Questo voglio dire, le cose bizzarre, la zagra, voi non sapete cosa è la zagra, sai cosa è la zagra, usciti di fiore. Io per l'arancia. Per l'arancia, per l'arancia, per noi, posso la figlia per l'arancia. La viviamo, ci mangiamo. Salvatore. C'è un concetto di testa. Per un'ora per zagare. Allora, Salvatore è venuto dalla Sicilia apposta per noi, anzi. Era una stupidità. Ringrazio tutti, grazie, sono tutto loro. Ho fatto più di mille uomini e questo fa una volta la sapete di cuore. Purtroppo mia moglie e mio figlio non sono potuti venire e sono tristi. Perché qua ho trovato degli amici e muore di più. Il professore che io chiamo l'egregio professore, che ogni sera mi trovo su Facebook, che mi arricchisce l'anima, di molte cose che io per esempio. Perché devo dire un alfabeto invece di vedere che hai apprendere se non la sensibilità si può anche culturare. Quindi ringrazio voi e volevo dire al Valerio Corsi, nella poesia dialettale che noi scriviamo, mettiamo l'anima direttamente perché emoziona. Però a volte forse nei concorsi di poesia dialettale ci vuole qualcuno del luogo che poi traducesse questa emozione di appiggiolare. E non vedo uno che si è una persona che poi possono capire. La vostra lingua è facilissima, diciamo, imparata, quel puntino, con la virgola, con la vostra prima da. È facile, ma il nostro è difficile. È pesantissimo. Non è facile. Ora non so, mi hanno preso sorpresa. Prima vedevo la poesia di ringraziamento a voi montagnanese e Marzocco, oppure quella. Quella là? Va bene. Ti voglio già ringraziare. E allora. Un grido povero, si alza un grido povero scusate, si alza un grido e mostra dolore, una voce povera non fa rumore, in un mondo sempre più abietto del bene comune non c'è rispetto, si inquinano mari, laghi e fiumi, e l'aria delle città con tanti fumi, chi pensa come i cibi sofisticare e chi tra gli scarti sta a rovistare, chi è sazio non sente, è distratto, del comando e dei soldi è attratto, non ha rimorsi e cerca profitto, emana leggi per trovare il diritto, un altro stipendio e pensione d'oro, già acquisito per pur poco lavoro. Oltre alle imposte c'è la corruzione, ma loro negano e diffamazione, tirano i fili, ci fanno tutti i burattini, recitando la trama nei loro vestiti, fingendo di dedicare fango monella e saltiamo nella brace dalla padella. Nella speranza ci sanno raggirare che quel domani sta per migliorare e noi non sappiamo altro che fare per pure difenderli, detto noi ci mettiamo a dedicare. Quella che ti chiama ti ho detto. La puoi dire? La puoi dire in dialetto? No, non in dialetto, la puoi dire in storia. Tu la sei su Facebook la lettera, non c'è una cosa. Allora, scortare non potrò, voglio una mia anima. Scortare non potrà la mia mente, a voi tutti grazie brava gente. Del borgo Montignano che tocca, plasmato da un apostolo a Marzocca. Tutti poeti e grandissimi di cuore, musica e canto delizia l'ascoltatore. Un'esperienza di 2 giorni appena, ma sono brividi dolci lungo la schiena. Passeggiando sul gran lungomare, ammirando, che una foto per ricordare, la Madonna protettrice del pescatore. Si inchina, la saluta, il suo visitatore. Bravo! Grazie, grazie.
il dialetto non lo puoi dire. La prima. No, la prima. La prima in dialetto. C'era, ci sono altre, c'è, io parlo della Sudania, parlo di altre cose, della lente aggregione, queste cose qua. Continuiamo con le ultime poesie. Prima di chiamare le socie dell'associazione del Verso Giusto, abbiamo felicemente collaborato all'iniziativa, per la quale io e Enzo ringraziamo appunto la presidenza Ciavenari. Chiamiamo prima di tutti Edda Baglioni, che leggerà una poesia da uno dei suoi tre testi. Poi passiamo con le socie dell'associazione. Prima volta a Roma. La prima volta che ero andata a Roma, un uomo, non conoscendo nessuna strada, si è messo a girare un po' così, a casare. Trova una bella piazza, incuriosito, si ferma per guardare. Subito arriva un vigile, salaria tutta seria. Ma cosa fa? Non sa che qui non si può parcheggiare? E perché? Domanda l'uomo incuriosito. Perché qui passano ministri, deputati, senatori. E chi se ne frega? Risponde l'uomo tranquillo. Ma a me non fanno niente. C'ho l'antifurto. Maria Pia Silvestri. L'acqua canta, urla, salta sui sassi,
Sarvedni granchi, carnolo don. E il vecchi molla al dente, la nonna la solina, tirni sassi monei. Van le voce i canti, da sponda a sponda, pur la vita e l'amore. Dal secolo verso c'è Matilde della Grazia, Giacomo. Allora, a nome dell'associazione non ho potuto fare un saluto perché dicevo con Lorenzo, sono arrivato tardi, poi qui ci sono tante cose belle, quindi per l'associazione dico solo questo: è bella l'amicizia, è la speranza del mondo, chiamiamo le cose col loro nome, il futuro è possibile con la pace, la poesia è il cammino d'amore verso quel futuro. È una sintesi, questa, delle nostre motivazioni e di tutti gli uomini di buona volontà. Iniziamo a farci gli auguri di Buon Natale, pensando al rinascere di un necessario nuovo umanesimo. Allora, la poesia che leggo si intitola Sorgente, fa parte del libro che prima avete visto nel video, e che si intitola Gli argini non sono forte. Sorgente, da tempo la spinta, lavorio sotterraneo, nella torba ad evaporare, in vano sudore, fino all'era del carbone, altrettanto le gocce a scendere nell'incavo intimo del ventre, quale sostanza del tempo, nel punto di non ritorno, la sorgente si apre alla luce, la misura precisa dell'altezza esposta al cadere. Testo Maria Berni. Anna Maria. Il fiume freddo, come la vita, nasce da un rivolo di sorgente, cresce, diventa adulto e muore unendosi al mare in un eterno abbraccio. Amero il percorso, foriero di catastrofi, mai stato ribelle come ora, nonostante le ferite, in piena impetuosa si vendica e regala una suggestiva, terribile bellezza. Maria Chiara Capone, che si vuole accomodare. Buonasera. Scorrono e i giorni vanno come perle su un filo di nylon, talvolta rosa, bianchi, grigi e neri. Quando il ciclo terminerà, racconteranno la vita di chi li ha versati. Letizia Regani. Scusa, non ci sei altri. Sono il trucciato. Io preferisco leggere questa che è più diversa. Io respiro terra, acqua, atmosfera, donano piene mani senza nulla chiedere, donano vita, aria, a noi esseri pensanti, ciascuno impastato nel suo. Io respiro, il mondo respira per il polmone dell'Amazzonia, tutti sanno
i più disagiati per la loro sopravvivenza, da anni, ogni giorno, ne distruggono chilometri e chilometri. Troppo lontana, chi li vede? Chi li sente? Io respiro. Se oltre la natura, l'altruismo dei popoli è il respiro del mondo, fino a quando si potrà dire ancora io respiro, respiro, respiro aria pura? Adesso Marisa, Marisa Langina. Mi piace molto l'impegno civile della poesia, mi è piaciuto moltissimo la sua lezione, sarei stata ore ad ascoltarla francamente, e perché il poeta deve essere anche denunciatore, anche se la sua poesia non deve mai asservire, deve essere poesia tutta la sua arte, non deve essere a servizio. E noi francamente possiamo vivere senza andare dai signori che ci pagavano per dipingere, per far qualcosa. Non leggo una poesia nel libretto perché, essendo una cosa civile, io ho scritto diverse scusatemi due. Scusatemi se un operaio edile, se al mattino di buon'ora mi trovavo sull'impalcatura, un giorno ho messo un piede in fallo. Di colpo mi sono trovato per terra, ho lasciato la testa reclinata, mi han detto che ero morto. Scusatemi se ero un operaio metalmeccanico, stavo vicino ad un forno, dovevo fondere qualcosa, è scoppiato l'inferno, mi hanno trovato carbonizzato. Scusatemi, io ero un operaio qualunque, dovevo ripulire la cisterna, ho respirato, la testa ha girato, sembrava che dormissi. Scusateci, non avevamo mitragliatrici, bombe a mano, lanciafiamme, non eravamo in missione di pace, ma siamo morti. Un pezzo di bandiera italiana, solo un pezzetto, lasciatela anche per noi. Qualcuno ci canti una canzone. Bravi, avete fatto il vostro dovere senza clamore, anche voi siete morti con onore, anche voi come uomini siete da ricordare, viva chi onestamente sa lavorare. Lena Maltempi. Il senso della vita. La mia vita ha un senso, l'anima irrora, dove ogni giorno rinasco nuova, mentre il buio divora i colori e di luce li spegne. Mi sento un'altra nel libro dell'alba, respiro il fresco del cielo, nel suo cavo bevo acqua mielata, alba nuova, sei come sei, sempre fanciulla, senza limiti. Quando un cielo carico di nubi sembra cadere, ricorda del sole e dell'alba, spogli i petali con i passeri, dialoga con loro, interpreta il loro linguaggio. Nella tavolozza del cielo danzerò coi colori, non lasciarmi mai sola, puoi nascere adesso, adagiarti sopra un filo d'erba ed io rinasco nuova. Allora, adesso Fiorina Piergini. No, 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 no.
No, ma siccome che, come ha detto Luzzi, e ha detto anche la mia cittadina, secondo me, allora dato che del dialetto, preferirei leggere una roba in dialetto, perché come dice lui il dialetto nasce dal cuore. È sempre dedicata al fiume, eh? Allora, 3 maggio, mi viene a pensare, mi sveglio a gran botto, salto dal letto, curo a vedere, d'alba, traccia in cielo, lingue di fuoco e nuvole gravide, del cielo stanne a spadroneggiare, si slungono a ma, le potria toccare, mi viene a pensare. La natura si sta a voltare. Se giro questo pensiero, dal balcone travedo il fiume a carico pieno, e quell'altra non può aspettare. Così ha tirato dritto come servoli fa. Pure nei coi gommoni, volontari, vigili e protezione, e angeli d'ogni luogo. Ma per qualcuno non c'è domani. Da sta fiumara, noi fiori spuntarà, saranno quelli della bontà. Adesso credo che sia l'ultima, Elisabetta Freddi. Credo di averli chiamati tutti poi. Ho l'onore di avere qui l'amico, il professor Francesco Moulet, e quindi approfitto per fargli leggere la mia poesia. Grazie.
poi Marco Squarcia. Lo prego, ritiro io. Sì. Allora, Matteo Muzzi, non ci ha richiesto più la serata con l'intervento sulla poesia civile, noi facciamo una foto, tanto pure di andata via. Il presidente dell'associazione Il Verso Giusto, per tutte le socie che sono intervenute, l'ha attestato per la nuova collaborazione. Gira l'attestato, gira l'attestato. Infine Salvatore Greco, ho fatto il viaggio più lungo per venire. Viviana Battaglia. Ringraziamo allora il maestro Carlo Palestri per gli interventi musicali, ancora il professor Ginesi e quali sono le Un riconoscimento che Reggio Baglioni, che è una composizione fatta da Amanda Lara, diamo questo ricordo di Reggio Baglioni, che è la poetessa che è più segnata in scrittore, una poesia, una loca, una canzone.